tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Studenti lasciati a piedi dall'azienda di trasporti che però si difende e dice: sono i ragazzi ad essere arrivati in ritardo. Gomme tagliate nel parcheggio del Palazzo di Vetro, brutta sorpresa per i dipendenti Asur e residenti del condominio Aurora. Già scarcerato il ladro che ha scippato una turista americana alla stazione ferroviaria di Fano. Campania in ginocchio per il maltempo, esondano fiumi e paesi isolati e un aiuto della popolazione, arrivano anche i volontari della Protezione Civile di Fano. L'artista fanese Carboni dona un dipinto alla Capitaneria di Porto per il 150° anniversario d'istituzione. Buonasera da Occhio una Notizia, benvenuti a questa edizione del TG, lo avete sentito nei titoli. Questa mattina una cinquantina di studenti sono stati lasciati a piedi dall'azienda di trasporti a Torrette e Ponte Sasso, ma l'azienda si difende e dice: sono i ragazzi a essere arrivati in ritardo. Il servizio di Simona Zonghetti. Gli autobus non si sono fermati per far salire i nostri ragazzi. A lamentarsi sono i genitori di alcuni studenti che questa mattina si sono visti passare davanti diversi mezzi dell'azienda dei trasporti pubblici, ma nessuno di questi si sarebbe arrestato nelle fermate di Ponte Sasso e Torrette. Altri disagi in vista dunque dopo l'aumento del costo dei biglietti e degli abbonamenti. E a raccontarci l'accaduto è la mamma di una giovane studentessa del liceo scientifico di Fano. Oltre alla fermata dove c'è mia figlia ci sono anche altre fermate dove nessuno si è fermato, quindi c'è stata almeno una cinquantina di studenti che sono rimasti a piedi. Notevole disagio, perché questi ragazzi devono essere giustificati, quindi bisogna accompagnarli a scuola e personalmente, ecco. Non è la prima volta che capita, perché anche l'anno scorso è capitato almeno una o due volte. Permette, se il gruppetto è piccolo l'autobus non si ferma. Quando è ora di fare gli abbonamenti sono molto puntigliosi, quindi dovrebbero ridare un servizio adeguato, insomma. Non credo che sia una cosa professionale, insomma. L'azienda dovrebbe essere più affidabile. A scusarsi per il disagio provocato è il direttore generale dell'azienda Adriabus, secondo il quale i ragazzi avrebbero perso il pullman perché arrivati in ritardo alla fermata, mentre il secondo mezzo sarebbe stato già fin troppo pieno. Famiglie si hanno dovuto accompagnarli a scuola. Ci siamo attivati per capire effettivamente cosa era successo e la cosa più probabile è che siccome l'orario di passaggio dei mezzi dipende molto dalle condizioni del traffico, sicuramente magari questa mattina era un po' più scorrevole e uno dei mezzi è passato, il servizio è stato fatto regolarmente, ma forse non tutti i ragazzi erano presenti alla fermata, quindi poi quando è passato quello successivo era talmente, non ha potuto accogliere i ragazzi che erano rimasti in piedi a terra, e quindi il mezzo è andato avanti. Quest'anno, prosegue Benedetti, sono già stati attivati circa 10 autobus in più nel territorio provinciale, proprio per cercare di far viaggiare in sicurezza gli studenti e con un po' più di comfort. Noi consigliamo ai nostri clienti di presentarsi alla fermata. C'è scritto sotto gli orari alle paline di presentarsi almeno 3 minuti prima del passaggio previsto. Noi consigliamo anche qualche secondo prima, proprio perché le condizioni del traffico sono imprevedibili. E siamo alla cronaca. Il ladro arrestato domenica scorsa dalla polizia di Fano per aver rubato una borsa con 7.000 euro ad una turista americana è già libero. Dopo il processo per direttissima avvenuto nella giornata di ieri, in cui il giudice lo ha condannato a 2 anni di carcere e al pagamento di una multa di 400 euro, il marocchino, 34enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è già stato scarcerato a causa della legge denominata svuota carceri. La giustizia italiana non prevede l'esecuzione della pena quando questa è inferiore a 3 anni di reclusione.
E rimaniamo nella cronaca, sempre la polizia di Fano sta indagando sulla persona che nella giornata di ieri ha tagliato gomme a 6 automobili di dipendenti Ausur e di cittadini. Vediamo che cosa è successo. Questa è la scena che si è presentata agli occhi di alcuni dipendenti dell'Ausur e dei residenti del condominio Aurora, quando sono andati a riprendere le loro auto posteggiate nel parcheggio privato di via Canale Albani. Si sono ritrovati le gomme delle auto a terra, ma non tutte, solo una per vettura e nella parte anteriore. Una brutta sorpresa anche per il signor Angelo. Ieri, mentre sono uscito, erano leggermente sgonfie le gomme delle ruote. Avevo, siccome in dotazione, delle bombolette con la schiuma che possono provvisoriamente tamponare, diciamo, l'abbassamento della macchina, e ho visto che sbandava la macchina, mi sono fermato e, siccome avevo in dotazione queste bombolette, le ho adoperate. Sono atti vandalici, a me mi hanno anche rigato la macchina, e qui non è la prima volta, mi hanno rotto anche degli specchietti. Secondo lei chi è stato? Ci sono degli screzi qua intorno tra esercenti o condomini? Sì, ci sono degli screzi con il vicinato qui del via Boccatrabaria, ma ci sono anche vandali che vanno a cercare le borse dentro le macchine, malintenzionati, extracomunitari, viaggiano un po' di tutto, perché questo è un portofranco, è un via vai di gente che delle volte io non conosco, anzi mi viene l'istinto di chiedere chi sono, ma mi rispondono male, dice: ma chi è lei? E dalle volte ho avuto delle discussioni. Angelo dice di aver contattato l'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini per chiedere maggiori controlli per chi posteggia l'auto in queste aree di sosta riservate a clienti e utenti delle attività commerciali. Ha detto una soluzione ci sarebbe, che è quella di riservare a voi dei posti con un canone, diciamo, simbolico. Per il resto bisogna mettere delle strisce blu ad orario, un'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora, in maniera che chi viene qua per le attività commerciali dopo un po' se ne va per fare subentrare altri. Però non c'è un controllo effettivo, un vaglio di quelli che sono gli effettivi inquilini o comunque i proprietari di appartamenti che hanno un contrassegno, si possa identificare. Bisognerebbe avere invece degli stalli col proprio contrassegno, in maniera che si possa avere la garanzia del posto di macchina. Sull'atto vandalico stanno indagando gli agenti del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, che dovranno visionare le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso. Bene, e adesso passiamo al maltempo che sta flagellando e mettendo in ginocchio la regione Campania, fiumi esondati e città invase dal fango e dai detriti. 7 volontari del CB Club Mattei di Fano sono partiti questa mattina dal Codma di Rosciano alle ore 6.30 per andare ad aiutare la popolazione campana colpita dal maltempo. Una colonna mobile in partenza dalla Regione Marche è stata composta da 50 volontari, diverse motopompe e moduli AIB per la pulizia delle strade. E andiamo in regione. Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato oggi all'unanimità una mozione presentata dal vicepresidente Minardi per mantenere a Fano la Saipem e tutelare i 1200 lavoratori e le loro famiglie ed evitare che la situazione già critica del lavoro in provincia diventi ancora più grave. Saipem ha 45.000 dipendenti in tutto il mondo, 1200 sono a Fano, quindi la sede di Fano è una delle maggiori sedi a livello internazionale. Ovviamente l'obiettivo deve essere quello di tutelare la sede, tutelare le professionalità, perché sono una eccellenza nel settore dell'industria del petrolifero. È chiaro che le volontà del gruppo Eni di eliminare 8.800 posti di lavoro a livello mondiale ci fa molto preoccupare.
quindi l'impegno del Consiglio regionale e quindi anche nei confronti della Giunta a seguire costantemente la vicenda, utilizzando anche il supporto delle altre regioni dove ci sono le altre sedi Saipem, perché questa azienda non venga ceduta sul mercato a dei colossi che potrebbero essere, non so, francesi, russi piuttosto che cinesi o giapponesi, e che potrebbero vedere la sede di Fano soltanto come una bandierina. Ecco, noi abbiamo interesse, dopo la crisi economica pesantissima che ha subito il pesarese con la cantieristica e col mobile, non possiamo permetterci di perdere neanche un posto di lavoro da parte di Saipem, e abbiamo ovviamente tutto l'interesse che Saipem rimanga una società tutta italiana, ma soprattutto che nel pesarese rimanga questa sede che è strategica anche per l'azienda. E rimaniamo sempre nell'aula del Consiglio regionale delle Marche, perché sempre oggi il consigliere Mirko Carloni, capogruppo di Area Popolare e relatore di minoranza della legge sulle fusioni dei comuni, ha incalzato il presidente Ceriscioli della regione, chiedendogli un impegno solenne di sospendere l'iter della fusione tra Pesaro e Monbaroccio se i cittadini di quelle comunità votassero contro al referendum consultivo. È stata fatta un'ingiustizia vera e propria, cioè questa legge doveva essere introdotta prima dell'avvio dei procedimenti di incorporazione. Siccome hanno capito di aver sbagliato mentre andavano a fare la corporazione di Pesaro e di Montebaroccio, hanno di corsa approvato e messo in calendario, anticipandola, una proposta di legge che incorpora la del Rio. È evidente che è una forzatura, perché poi l'articolo 4 prevede delle norme transitorie, cioè norme transitorie che, ed è qui il danno e la beffa, che rispetto a un percorso stabilito dalla legge che chiedevano ai cittadini di Monbaroccio, per esempio, si applicherà a tutti i comuni tranne che a quelli che sono i richiedenti, cioè gli stessi di Monbaroccio avranno meno diritti rispetto a quelli degli altri comuni che da oggi in poi applicheranno quella legge. Eppure gli stessi hanno raccolto 500 firme autenticate per poter avere il referendum comunale e per rispettare la legge. È evidente che qui ormai del Partito Democratico c'è rimasto solo il nome nel titolo, perché per il resto di democrazia non c'è più niente. C'è una volontà asfaltatrice ormai sulle grandi vicende di tirare dritto e di non ascoltare i cittadini. Io ho votato contro perché, anche se di principio sono favorevole alle fusioni, ritengo che le fusioni le debbano partire dai cittadini, partire dal basso, cioè essere loro che, capendo l'opportunità e maturando questa scelta, si autodeterminano, come dice la democrazia. Questa vicenda invece è l'opposto, è un atteggiamento dirigistico che dall'altro impone una fusione fatta a freddo e su volontà politica e non dei cittadini. E partiranno domani i lavori per rimuovere l'amianto dal palazzetto dello sport di Fano, Salvatore Allende. Lo conferma l'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini, con il quale abbiamo fatto il punto sugli interventi in atto e quelli in programma nella città di Fano. Proseguono i lavori per rimuovere l'amianto dagli immobili del comune di Fano. All'ex ammatatoio si è svolto oggi un sopralluogo dell'ASUR e dell'Enel. Al palazzetto dello sport Salvador Allende gli interventi inizieranno già da domani, mentre alla palestra Venturini si procederà con l'allestimento del cantiere. Ma questi non sono gli unici lavori in programma nella città di Fano. Ce ne parla l'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini. Sono in corso d'opera gli altri interventi, quelli ad esempio che hanno interessato un manufatto nella zona della pista dei kart e che interessano le case coloniche e gli altri edifici di proprietà comunale del comune di Fano in questo territorio. Quindi grandi operazioni in corso e grande attenzione da parte dei tecnici, perché lavoriamo con l'amianto, quindi ci vuole molta cautela. Nei prossimi giorni poi verrà avviato lo sfalcio dell'erba lungo la ciclabile Fano-Pesaro, in particolare nel primo tratto che va da via Moletto ai parcheggi di Gimarra. Lavori per la difesa della costa invece stanno interessando viale Ruggeri. Con quelle poche migliaia di euro si riescono a posare in opera una decina di massi per rinforzare il punto più eroso di viale Ruggeri, quindi un intervento che, insomma, si sta svolgendo in questi giorni, quanto mai giusto e efficace. Per la proposta sull'area dell'ex zuccherificio presentato dall'ufficio urbanistica è arrivato anche il sì della giunta fanese. Ora che è stata approvata seguirà un evento pubblico, poi spetterà alle diverse realtà imprenditoriali decidere se investire sul progetto. La società Madonna Ponte in che modo dovrà essere coinvolta? Ma sicuramente nel percorso c'è il coinvolgimento anche della società,
Non a caso noi abbiamo ipotizzato di chiudere questo percorso amministrativo con un accordo di programma. Cosa vuol dire un accordo di programma? Beh, vuol dire che enti pubblici e soggetto privato attuatore si mettono d'accordo. L'amministrazione comunale ha concluso anche l'iter burocratico per la ricostruzione dell'Hotel Vittoria. Ecco, oltre a quindi incrementare la recettività e la qualità della recettività turistica, si va a intervenire per una serie di opere pubbliche che abbiamo già descritto, insomma il potenziamento del parcheggio ex-CIF, il collegamento del parcheggio ex-CIF al lungomare Simonetti, il collegamento tra lungomare Simonetti e le spiagge di Cimarra con una nuova passerella che diventa percorribile anche da mezzi di soccorso. Dire dei tempi stretti da parte dell'amministrazione non si può, nel senso che è il soggetto privato che deve attuare questo intervento. Io credo che nell'interesse del soggetto privato di essere celere nel reperire gli strumenti finanziari per andare avanti e realizzare l'intervento. Il grande cuore e la generosità di Fanesi e non si ferma, perché ancora solidarietà per il piccolo Federico Mezzina. Durante la cena di presentazione del volley invernale che si terrà la prossima settimana, il CSI di Fano consegnerà un contributo ai genitori del bimbo Fanesi bisognoso di urgenti cure all'estero. A Natale, inoltre, in collaborazione con Allarghiamo gli Orizzonti e New Latin Academy, si raccoglieranno ulteriori fondi. Solidarietà, e sempre di solidarietà si parla, però ci spostiamo nel continente africano, perché 8 giovani hanno iniziato il percorso di servizio civile presso l'associazione fanese L'Africa Chiama. 4 di loro svolgeranno servizio nella sede fanese e si occuperanno di educazione alla mondialità per gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori della provincia di Pesaro e Urbino. Supporteranno inoltre i bambini stranieri nei compiti durante il doposcuola gratuito. E prima di lasciarvi, pillole d'arte, perché l'artista fanese Carboni ha donato un dipinto alla Capitaneria di Porto di Fano per il 150° anno di attivazione. Con il cuore nel mare. È un'opera dedicata al lavoro degli uomini e delle donne della Capitaneria di Porto Guardia Costiera e rappresenta in uno scorcio del molo fanese un generoso soccorso di quei militari a cui Sergio Carboni ha voluto rendere merito e riconoscenza. Nel dipinto realizzato e donato dall'artista fanese all'ufficio circondariale marittimo di Fano si può notare un uomo in divisa che spiega ai suoi bambini le difficoltà e i pericoli che si possono incontrare in mare. Ed oggi nella sede dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna, alla quale erano presenti autorità civili, militari e religiose. Ho fatto un'opera raffigurante i problemi, la problematica del corpo, cioè quello di soccorso in mare, che è la cosa più pericolosa che mette a repentaglio proprio la vita di questi ragazzi. Niente, l'ho eseguito con acquerello, perché l'acquerello, siccome io dipingo sempre a spatola, con colori materici, l'acquerello invece va in simbiosi con il tema, cioè l'acqua, il mare, quindi trasparenza. È stata un'opera, come diceva l'ammiraglio Ferrara, è la tecnica più difficile, perché l'acquerello non può riproporre più di una volta dato non può ritornare indietro, una volta arrivato l'oscuro non può tornare il chiaro, quindi è abbastanza difficile. Penso che sia piaciuta, non so. Per ringraziarlo, il comandante fanese Di Donato ha consegnato a Carboni un emblema militare e un fischietto da nocchiere. Siamo veramente contenti di questa manifestazione, soprattutto per aver contribuito a questo anno molto importante, relativo ai 150 anni della Capitaneria di Porto. Il mio babbo, come anticipato, ha realizzato questo quadro rappresentante il molo di Fano con il marinaio che indica ai propri figli il duro lavoro durante un soccorso, e sarà presente l'ammiraglio e tutte le autorità militari. Per noi è veramente un onore. A scoprire il quadro il direttore marittimo delle Marche, il contrammiraglio Francesco Saverio Ferrara, il tenente di vascello Eliana Di Donato e l'autore. Presente alla cerimonia anche l'ammiraglio Pio Bracco, presidente dell'ANMI Gruppo Filippo Montesi di Fano. Un quadro che è diventato un po' il simbolo di questo anniversario. È vero, noi ringraziamo
il pittore che ha voluto ricordare l'opera delle Capitanerie di Porto che quest'anno celebra il 150° anniversario, opera che continua, come tutti quanti noi sappiamo, nel canale di Sicilia a sud dei nostri mari. È un'opera che la Marina ha cominciato fin dal suo primo impatto con i problemi internazionali. Il primo soccorso risale al dicembre del 1915, quando la Marina, l'allora Regia Marina, salvò l'esercito serbo che era stato sconfitto dall'impero austro-ungarico, trasportando dalle coste del Montenegro e dell'Albania circa 300.000 soldati, cannoni e altre cose. E come vedete l'impegno rimane sempre lo stesso, talvolta è la guardia costiera, talvolta sono le navi della squadra, ma non ci tiriamo mai indietro. E la Darsena Borghese regala sempre splendidi scorci. Domani, mercoledì, andrà in onda in diretta Primo Cittadino alle 20.45 a seguire il telegiornale Occhio alla Notizia. Per intervenire in diretta il numero è lo 0721 861433 oppure potete rivolgere domande al Primo Cittadino tramite sms o WhatsApp al 338 4968250. Bene, è tutto per l'informazione questa sera, noi naturalmente saremo qui puntuali domani alle 20.30 se vorrete come sempre e io vi lascio tra i divani rossi di dopo cena. Buonasera a tutti voi.